Amiche e amici di Grottaglie in Rete, incontriamo stamattina la signora Patrizia Casarotti, responsabile referente locale per Grottaglie dell'AI, l'Associazione Italiana Leucemie. Ecco, l'AI a Taranto esiste da circa 15 anni e ha svolto in questo periodo un'opera di sensibilizzazione molto importante, di cui forse oggi si iniziano a vedere un po' i frutti, visto anche le manifestazioni contro l'inquinamento, una maggiore sensibilità verso la salute. Qualcosa in più dell'AIL però ci piacerebbe che ce lo raccontasse la signora Patrizia. Allora, salve a tutti, io ho incominciato qui a portare l'AIL a Grottaglie nel Natale 2006 con solamente in 3 volontari, io, mia figlia e la signora Rosaria Sanarica, e abbiamo cominciato a portare questo approccio per sensibilizzare anche la popolazione grottagliese per questo problema di leucemie. L'AIL è un'associazione italiana leucemici di mieloma e linfomi. Il contributo che noi diamo all'AIL comprando la stella o anche pupazzi e via di seguito va alla ricerca e va anche in principal modo all'ospedale Moscati, all'AIL di Taranto, nell'acquisto di appartamenti per pazienti che vengono da fuori provincia per non essere ancora ulteriormente disagiati. Abbiamo anche delle biologhe che vengono pagate sempre dall'AIL, e in più abbiamo anche il domicilio dei dottori, cioè che vengono i dottori a casa e vengono a fare le terapie per persone che magari per non farli stare ulteriormente in ospedale. Ecco, una cosa molto importante che a volte non è ben conosciuta è proprio che oltre al supporto medico specifico c'è anche un supporto psicologico dell'ammalato come dei familiari, un supporto anche logistico con degli appartamenti, quindi un'azione, come si direbbe, a 360 gradi che coinvolge un po' tutto il mondo del malato, chiamiamolo così, insomma. Ecco, per chi ne volesse sapere di più, per chi volesse contribuire, l'appuntamento che la signora Patrizia annunciava era quello con le stelle di Natale, che ormai è una tradizione. A Grottaglie quest'anno quando e dove sarà possibile incontrare le stelle di Natale dell'AIL? Allora, saremo in Piazza Principe di Piemonte dal 5 all'8 dicembre, sia mattina che pomeriggio. A disposizione ci sono tanti volontari, quindi voglio dire, possiamo venire, non ci sono problemi, c'è sempre qualcuno allo stand. E allora speriamo che anche quest'anno i grottagliesi facciano valere il loro grande cuore e anticipiamo alla signora Patrizia, a tutti i volontari dell'AIL, gli auguri di buon Natale della redazione di Grottaglie in Rete. Grazie anche a voi. Che cosa? Cubare, tanto voglio dire che non ci dobbiamo vedere più.